Buongiorno a tutti, sono Sabrina Ritorto e visto l'attenzione che c'è stata da parte di molti colleghi rispetto al video precedente inerente al ruolo dell'assistente sociale nelle scuole, che trovate sul mio sito alla pagina www.unaiutopossibile.com, ho intenzione, se riesco, a parlare poco, con dei brevi video, un po' entrare nel merito e rispondere in maniera più specifica alle vostre richieste. Oggi vorrei provare a approfondire un aspetto inerente alla formazione e nello specifico inerente alle linee guida per il diritto allo studio di alunne e alunni che vivono fuori dal contesto familiare. Per due motivi. Il primo perché come assistente sociale mi sono sempre occupata di indagine e valutazione di questo tipo di minori, quindi per quale motivo vivono fuori, debbano vivere fuori da un ambiente familiare. E come assistente sociale che fa formazione mi accorgo dell'interesse per l'elevata problematicità che gli insegnanti hanno nella gestione di questi minori. Allora, parto dal principio, quello che tutti noi, tutti i bambini hanno diritto allo studio a prescindere dal contesto familiare in cui vivono. Tutti gli alunni hanno diritto a stare in una classe, scusate il termine, il più possibile normale. E questo per la difficoltà degli insegnanti nella creazione di classi che sempre più tendono a ghettizzare, cioè a creare delle classi omologando delle tipologie di problematicità, come se fosse in questo caso più semplice gestire un pacchetto. Ecco, questo non è così. Io posso avere 10 casi, cambio solo nome e cognome, hanno poi tutti la stessa storia, sono uguali? No. Ognuno di noi, quindi ogni minore e anche ogni adulto ha una sua storia personale, istituzionale e sociale e relazionale che lo fa essere quello che è. E l'altro aspetto del perché questa formazione è importante nelle scuole è per la considerazione dell'universalismo, cioè ognuno di noi, quello che dicevo prima, è un meteorite speciale, è qualcosa che ha un valore e che molto spesso, secondo me, la diversità nella classe può diventare un punto di forza. Quindi, detto questo, perché gli insegnanti si trovano in difficoltà? La grossa problematicità che io riporto è quella che c'è un interfacciarsi e uno scarico di responsabilità tra scuola e servizi sociali. Molto spesso un bambino che vive fuori dalla famiglia di origine, se ne deve parlare in un'opportuna sede, ha un provvedimento di allontanamento dall'autorità minorile o d'ordinaria. Quindi potrebbe vivere in una famiglia affidataria, in una comunità di tipo educativo terapeutico, in una casa famiglia, per essere un po' più specifici, esistono ora la problematicità nella gestione dei minori soli non accompagnati, che quindi non vivono con la loro famiglia di origine, e in alcuni casi, quindi per le scuole superiori, i minori che con più di 14 anni possono avere un periodo di messa alla prova fuori dalla famiglia di origine. In queste situazioni c'è un servizio sociale, una tutela minore. Ecco, molto spesso la scuola delega totalmente diritti e doveri a questa istituzione, che sicuramente ne ha, ci ho lavorato, quindi ne conosco bene i punti di forza e i punti di debolezza, ma altrettanto, avendo lavorato di là, riconosco alla scuola che ha dei diritti e dei doveri rispetto a questi bambini, perché se anche banalmente quello che dice in una relazione scritta o in un colloquio con questi professionisti viene messo a disposizione dell'autorità minorile giudiziaria e che quindi ha un peso. Io formo, cerco di formare gli insegnanti e di sensibilizzarli perché loro hanno un compito, sin come dicevo, dalla formazione delle classi. Devono sapere come formarle, devono sapere chi, come, quando e perché può prendere l'iscrizione di questi bambini. Devono essere in grado di accoglierli in qualsiasi momento dell'anno, e quindi devono imparare a gestire non solo, gli aspetti, come dire, la complessità del gruppo classe, ma nello specifico questo minore in relazione con l'universo che lui si porta, perché è molto probabile che questo minore sia circondato. Pensate alla difficoltà già di parlare con una mamma e un papà, quale io sono nel momento che parliamo dei nostri figli. Ok, lì dovete parlare con la mamma e col papà probabilmente e
con la comunità, con la famiglia affidataria, con i servizi sociali, con la psicologa, con la psicoterapeuta, con la logopedista, con la neuropsichiatra, con l'educatore, l'insegnante di sostegno. Vi sto facendo un ventaglio possibile della complessità sociale di questi bambini. Quindi è importante che gli insegnanti abbiano prima le competenze nella gestione anche della rete, perché, come dire, la possono anche governare questa rete, che ci piaccia o no. Nella scuola stanno 8 ore al giorno mediamente i bambini, avete una grossa responsabilità educativa oltre quella dell'istruzione, e quindi è importante che a monte si abbiano le basi per conoscere come formare le classi, vi ho detto, come accogliere questi minori, come gestire questi minori all'interno del gruppo classe, saper cogliere, questi sono disagi legati all'età, quindi penso alla preadolescenza e all'adolescenza, o questi sono, ci sono e in più sono incrementati da il vivere fuori dalla famiglia di origine, e le difficoltà di apprendimento, quali sono in questo tipo di bambini, non sono omologabili alle difficoltà di apprendimento, per cui c'è tutto un capitolo che voi riconoscete o evidenziate nei bambini, le difficoltà emotive che hanno questi bambini, qual è il carico che questi bambini possono e sono in grado di sopportare. Ecco perché la formazione io non la faccio mai da sola, la faccio sempre insieme a dei colleghi. Io mi occupo degli aspetti giuridici e sociali, spiegando bene perché, come, quando i bambini vengono allontanati, la costruzione della rete, come si mantiene questa rete, quali sono i diritti e i doveri di un insegnante, quali responsabilità personali e professionali la scuola ha, e poi ci sono tutti gli aspetti che con i colleghi psicologi e pedagogisti affrontiamo da un punto di vista psicologico e pedagogico. Questo è stato detto in breve. Questo documento lo trovate in internet, scaricatelo, leggetelo. È importante che voi ne conosciate, a prescindere che nella vostra scuola ci siano questi minori, perché vi permette come insegnanti anche di essere lungimiranti e quindi cominciare ad attrezzarvi per la gestione di queste situazioni. Per qualsiasi domanda mi trovate alla mia pagina sia Facebook che internet, www.unaiutopossibile.com, e scrivetemi a sabrina.ritorto@gmail.com. Grazie e a presto.